Sono passati solo 2 anni da quando una violenta ondata di maltempo provocò serissimi danni a quello che oggi è il Palasport Estra. 2 anni dopo la squadra basket Arezzo che lo gestisce non solo ha saputo risollevarsi, ma ha saputo anche realizzare una sorta di Pala Estra 2, una tenso struttura che tra 15 anni diventerà gratuitamente del Comune di Arezzo. Io credo sia veramente una delle quelle cose che si dice spesso, no? Un sogno, un progetto, e poi lo vedi realizzato e finito. Ora, per noi che magari l'abbiamo vissuto nella costruzione dal ferro al cemento fino ad oggi, è veramente una soddisfazione immensa. Credo che realizzare un impianto di questa portata per una semplice SD sportiva sia veramente qualcosa di molto ma molto importante. Non dimentichiamo che tutto questo è stato fatto in collaborazione anche con il Comune, in modo tale che il Comune fra 15 anni si possa ritrovare una struttura di proprietà senza aver speso un centesimo. La struttura è una struttura di 30 metri per 20 con 600 metri quadri calpestabili di cemento armato, realizzata in archi lamellari in legno, che sono veramente bellissimi, che fuori magari può sembrare meno bella, ma la gente come entra dentro rimane colpita da questa struttura. Eccolo qua, rimbalzo, tiro, non va. Vediamo, niente. Devo dire che io al basket ci ho giocato quando ero negli Stati Uniti, che ho studiato un anno negli Stati Uniti, quindi mi è rimasta sta voglia, ero un piccoletto naturalmente, però mi sono sempre difeso bene. Questa è una grande bella struttura che fa il paio con il Palasport, che consente di fare qui gli allenamenti, lì la parte agonistica, ed è un investimento importante che la società è riuscita a fare grazie a un allungamento della convenzione che il Comune ha concesso. E sono contento che questo sia potuto avvenire, perché alla fine del periodo di concessione questa palestra, questa struttura tornerà nel patrimonio comunale della città. Quindi è un investimento a lungo termine del Comune di Arezzo, che nel transitorio avrà un utilizzo da parte anche di altre società oltre che ASBA. Quindi un'operazione di partenariato, diciamo, non codificato, ma comunque assolutamente positivo. Questo è il bis del Palasport, una, diciamo, risposta ulteriore al fabbisogno sociale e sportivo da una società che merita il sostegno di essa, perché ha dimostrato grandi capacità manageriali, efficienza e capacità appunto di ottenere anche risultati sportivi importanti. Quando c'è questo connubio di efficienze, competenze e sostegni economici da grandi aziende come Estra, i risultati si vedono, e siamo assolutamente orgogliosi di, come dire, svolgere anche un ruolo di supplenza per conto delle amministrazioni che da tempo non vedevano ampliamenti o nuovi impianti sportivi.